L'attività, sì, l'impressione è più che un'impressione, è una consapevolezza che l'attività del Polo va avanti spedita con tanti progetti in cantiere, nazionali e internazionali, ed è la conferma dell'idea vincente di costituire dei poli di innovazione dentro le quali le imprese si confrontano e crescono insieme a noi. I risultati sono stati davvero eccellenti. I progetti sono stati tanti e hanno sicuramente dato una mano alle aziende, spesso le piccole, a crescere e a poter uscire fuori. I progetti non sono finiti, continuano e, come ho citato prima in assemblea, ci sono dei progetti che riguardano la costituzione di una società che possa andare a vendere i prodotti del Polo fuori dai confini italiani per poter avere un contatto diretto con quelli che sono gli abitanti di paesi che conosciamo poco e che sappiamo possono essere un interessante potenziale di acquisto per noi. La ricerca è essenziale per il Polo Agire e dunque vi proponiamo l'intervista a Dino Mastrocola, prorettore dell'Università di Teramo, che mette in evidenza alcuni aspetti molto interessanti. Il ruolo del Polo Agire è quello di focalizzare al proprio interno sia le imprese che i centri di ricerca. La ricerca, come dire, non è mai abbastanza, nel senso che ormai è un must, ma anche economico, quello di continuare ad innovare. Poi innovazione non significa soltanto introdurre nuove tecnologie, nuove metodologie, nuovi prodotti. Io sostengo da qualche anno che innovazione, soprattutto per un settore agroalimentare tipo quello abruzzese, è anche la valorizzazione della tipicità e della tradizione, cioè attraverso studi e ricerche capire per quale motivo alcuni prodotti sono validi dal punto di vista nutrizionale o dal punto di vista anche salutistico è fondamentale. Quindi ricerca e tradizione non sono in antitesi, ma sono in perfetta sintesi. Ci può svelare qualche ricerca nella quale siete impegnati come università e Polo Agire? Adesso stiamo lavorando molto sulle proprietà nutraceutiche di diversi alimenti, quindi che andiamo dall'olio d'oliva a prodotti vegetali. Invece voglio rivelare un aspetto che è un po' a cavallo su diversi settori, cioè il collega nutrizionista che si occupa di invecchiamento e sta monitorando le zone interne dell'Abruzzo e sta venendo fuori che le zone interne della nostra regione sono delle blue zone, cioè al pari di Sardegna ma addirittura Giappone il livello di longevità è molto molto elevato, e questo una volta che viene confermato proprio da metodologie di ricerca non possiamo non utilizzarlo sia a livello economico sia a livello turistico. Insomma, nelle nostre zone interne si vive bene e si mangia bene, per questo motivo si campa a lungo. È un elemento molto interessante, è quello della relazione di alcune imprese, quelle dell'agroalimentare, soprattutto con l'ambiente, quindi ad esempio anche con le aree protette. Ascoltiamo il presidente di Lega Coop Abruzzo, Fernando Di Fabrizio, che è anche molto impegnato, lo è da sempre, proprio nella salvaguardia dell'ambiente e nella gestione di aree protette. I cittadini chiedono ancora molto ambiente, noi l'abbiamo visto anche adesso a Pasqua, la presenza nelle aree protette massiccia un po', anche d'estate. La riserva di Punta d'Erci è assediata quasi dai turisti nel mese di luglio e agosto, quindi c'è ancora una richiesta individuale anche da fuori regione, oltre che dai nostri concittadini. Certo è che in un momento così difficile per la crisi economica che è un po' ci prende non solo a noi abruzzesi, un po' in tutta Italia, devo dire che questo connubio che può esserci tra la sostenibilità ambientale, la produzione agricola, la trasformazione e il turismo responsabile in queste aree può essere veramente un futuro. Però occorre, abbiamo anche la crisi, diciamola, delle aree interne,
la mancanza di giovani, si sta nel mondo della cooperazione, stiamo cercando con le cooperative di comunità, con le piccole cooperative sociali, anche con la gestione, perché no, delle aree e delle piccole riserve naturali alle porte dei parchi più grandi, di insistere sulla presenza costante in questi territori. E questa dell'agroalimentare può essere, e lo è, un settore molto importante anche sul piano economico, nonostante le piccole filiere agroalimentari. Continuando, che cosa pensa di questo pericolo di abbandono delle aree interne? Io sono ottimista, devo dire che anche il progetto che abbiamo visto questa sera, Terre dell'Oseo, Terre dei Parchi, in questi paesaggi dove la biodiversità è il custode, oltre ai custodi degli agricoltori custodi, di questa ricchezza, indubbiamente una cassaforte di biodiversità, l'Appennino intero, ebbene qui con i cultivar, con gli antichi cereali, ma anche con altre produzioni, può ripartire veramente il nuovo Abruzzo, legato in questo connubio fondamentale che è la tutela dell'ambiente, la produzione e il turismo. Queste tre parole. L'attività svolta da un organismo come il Polo Agire è certamente rappresentativa di una capacità che c'è nella nostra regione, ma tante volte, dice Giovanni Lolli, vicepresidente della Regione Abruzzo, assessore alle attività produttive, non ce ne accorgiamo. Sì, noi dobbiamo inseguire un po' la nostra, dobbiamo ispirarci alle cose che funzionano, certo, di altre regioni più evolute della nostra, però poi dobbiamo inseguire la nostra identità, perché oggi non solo il turista, ma perfino l'imprenditore o il manager che viene a vivere qui, perché decide di venire a lavorare qui, ha bisogno di sapere che c'è un posto che sia accogliente e che abbia una sua specialità, che gli racconta una sua essenza, diciamo. L'Abruzzo ce l'ha. Noi abbiamo fatto degli studi, non vengono tantissimi turisti rispetto ad altre regioni, ma il sentiment, così si chiama, di quelli che vengono, è poi molto positivo, cioè l'Abruzzo è una scoperta perché effettivamente è una delle regioni d'Italia che ha più identità. Noi spesso o ci vergogniamo o la nascondiamo, e invece questa identità la dobbiamo, diciamo, seguire e sviluppare.